In The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom sono state inserite diverse meccaniche figlie degli altri Zelda, come la possibilità di creare frullati, in maniera del tutto simile alla cucina di Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. I frullati in realtà sono molto utili per tantissimi motivi. Ti permettono di recuperare cuori, ti permettono di recuperare la barra per trasformarti in modalità spadaccina e anche di avere buff di svariato tipo, alcuni sicuramente più utili e altri meno. In questo video quindi ti farò vedere ogni singola combinazione ottenibile, i suoi effetti, gli oggetti che ti vengono regalati se completi il ricettario e ovviamente non posso neanche mancare i miei consigli per le pozioni migliori del gioco secondo me. Nel primo commento troverai, con i dovuti tempi dato che devo ancora compilare tutto a mano, anche informazioni utili a riguardo ed eventuali correzioni a questo video, nel caso ci siano cambiamenti anche in futuro per eventuali versioni prossime del gioco. Dai un'occhiatina che magari trovi info utili. Non potete creare frullati comunque dal menu di gioco, ma dovete per forza visitare uno stand apposito. Ne trovate svariati all'interno di Hyrule. Il primo che ho trovato però è quello che reputo tuttora più comodo, è situato nell'oasi del deserto Gerudo, collocato tra l'altro molto vicino a un pilastro di teletrasporto, utile per visitarlo di tanto in tanto, fare qualche pozione e prepararti per il dungeon successivo. Per ottenere ogni singola ricetta comunque ti serviranno circa una ventina di unità per ogni ingrediente, seppur alcune siano totalmente inutili, te lo dico già. E grazie al timestamp in questo video puoi saltare alla parte che ti interessa di più. Siccome abbiamo appena detto che farmare è un po' tedioso, ti do un piccolo aiuto nel caso ti possa servire, ok? Puoi scansionare fino a 3 amiibo diversi ogni giorno all'interno del gioco. E se ancora non hai sbloccato la possibilità di cambiare vestiti, tutte queste scansioni ti daranno semplicemente ingredienti per appunto i frullati. Te li daranno anche dopo aver ottenuto la possibilità di cambiare i vestiti che indossi, ma prima gli amiibo sbloccheranno anche dei vestiti bonus legati ad essi. Ma secondo voi c'è bisogno realmente di aspettare un giorno per scansionarne 3? Ovvio che non c'è bisogno. Anche lasciando il gioco aperto, magari lo riduci un attimo a icona, vai nelle impostazioni di Switch, scheda sistema, togli l'impostazione della data che si autoaggiorna tramite internet e sposti avanti di uno, ogni tot che ti serve. Vai avanti di un giorno ogni volta che vuoi scansionare nuovi amiibo e ne puoi scansionare anche, non so, 40, 50, 60, tutti quelli che vuoi. È lungo, è tedioso, è un limite che non ha minimamente senso dato che lo puoi raggirare molto più facilmente che su Animal Crossing, ma vi do comunque lo stesso questa informazione. Magari ti è utile. Eccomi qua che mi trovo esattamente ora nell'oasi del deserto Gerudo. In realtà raggiungerla è una scemenza. La nostra avventura inizia qua, alle spiagge di Meridia. Una volta esplorato un pochino, aver fatto la prima spaccatura nel mondo del nulla, aver fatto in sostanza il primo dungeon tutorial, sei libero di esplorare. Ti basta andare qua e praticamente arrivi subito nel deserto. Tra l'altro qua, come vedete, c'è un pilastro di teletrasporto, quindi molto comodo, come vi dicevo prima. Ti teletrasporti, ogni 3x2 vai a fare qualche pozione, eccetera. Uno degli ingredienti di questo gioco, il mango scorzatura, tra l'altro, può essere farmato in questo tendone. Ok? Quindi se ti serve, vai, farmi un pochino e sei a posto. Non tutti hanno gli amiibo, lo capisco. Farmare in questo gioco è un po' tedioso, quindi ha senso. Infatti la ricompensa, man mano che vai avanti nel gioco, con le ricette, eccetera, è un accessorio particolarmente utile. All'inizio ti danno una variante un po' meno potente, mi pare che fosse il cannocchiale. Poi te lo potenziano e diventa il binocolo da ricerca. Infatti prima era probabilità di trovare oggetti più, adesso è probabilità di trovare oggetti materiali più. Vi faccio subito una velocissima spiegazione di come funziona tutto questo. Questi sono tutti quanti i materiali del gioco. Come vedete sono 4 file da 4, quindi sono 16. In realtà la zanna di mostro e il cuore di mostro, come magari potete già immaginare, servono per fare, più che dei frullati, delle pozioni. Alcune volte in realtà il frullato non va bene. Alcuni ingredienti per esempio non sono compatibili, tipo questo ti dà un frullato sfortunato. Quindi tu cosa vuoi fare? Vuoi assolutamente evitare di creare questo, perché sprechi ingredienti, sprechi rupie, perché te ne chiede 10, e non cura niente. Mezzo cuore e un pochettino di barra della spadaccina, non c'ha senso. E idem vale per questo, ma non tutti. Vedi? Se lo faccio con il cuore di mostro, non ti dà niente, ti dà il frullato sfortunato. Ma se lo faccio con la pozione, con la zanna di mostro, ottengo la pozione frizzante. Che se vedete, qua ho tempo di apnea 1 minuto, quindi mi dura di più la possibilità di stare sott'acqua. Mentre con questo 5 minuti, ok? Però non ti cura vita in questo caso, mentre qua ti cura 2 cuori. Sta a te scegliere, alcune sono meglio, altre sono peggio. Adesso ti faccio vedere ingrediente per ingrediente cosa fa ogni singola cosa. Allora, qui abbiamo frullato frizzante, tempo di apnea. Alcuni ingredienti si sovrappongono tra l'altro. Vi faccio un esempio, se io faccio alga frizzante più cavalluccio fluviale, è come fare cavalluccio fluviale più alga frizzante. Non cambia niente. Idem qua, se faccio uva con mela mi fa vitale misto. Se faccio mela con vitale misto, l'ordine, da quello che ho visto, non cambia il risultato finale. Quindi basta che gli ingredienti siano quelli.
Però per comodità comunque ho fuso tutto, ho fatto tutto, eccetera, in modo tale da finire questa quest. Molto utile. Adesso ti faccio vedere l'alga cosa crea. Allora abbiamo questa qua, tempo di apnea più e due cuori. Qua invece abbiamo velocità di nuoto. Già ve lo dico, solitamente è un minuto la durata quando fai un frullato, mentre quando fai una pozione è 5 minuti. Poi abbiamo qua frullato frezzante misto. Come vedete cambiano diverse cose, perché per esempio in questo caso abbiamo due cuori, un minuto. Qua abbiamo 5 cuori e un minuto. Anche qua 5 cuori e un minuto. Qua invece frullato sfortunato, quindi non fatelo. Fortunato non fatelo. Qui un sacco di cuori. Il latte è potentissimo certe volte. Fa certe robe, dopo vi faccio vedere le pozioni migliori. Infatti qua recuperiamo un quantitativo di cuori allucinante. Sempre tempo di apnea 1, questo non fatelo. Questo tempo di apnea 1, 5 cuori. Questo è buono perché la salgemma in realtà ho notato che è un ottimo ingrediente insieme al latte. Infatti dopo vi faccio vedere. Recuperi un po' della barra della spadaccina e il tempo di apnea. Questo invece ti dà luminescenza perché è il burro lucente, ok? Che hanno fatto fermentare, che diventa luminescente. Poi abbiamo sempre qua tempo di apnea più e anche qua un sacco di cuori recuperabili. Questo sfortunato quindi si skippa. Pozione frizzante, come dicevo prima, 5 minuti. Quindi se volete fare le pozioni io ve lo consiglio. Il mango è rotto. Non si capisce per quale motivo il mango è così forte. Non me lo spiego. Penso che sia l'equivalente di Breath of the Wild. Ci hanno voluto fare un regalo. Non so se vi ricordate il frutto che comunque si poteva farmare. Se non mi ricordo male, vicino alla spiaggia. Mi pare fosse giallo. In Tears of the Kingdom non si trovava. Mi pare fosse un mango anche quello. Non mi ricordo onestamente. Però ti faceva recuperare un sacco di vita. Ti dava cuori gialli. Idem qua. Il mango è più o meno allo stesso livello. Sbroccato. La riduzione danni, tra l'altro, è sommabile. Quindi se avete un accessorio che vi dà 1 e avete questo che vi dà 1, avrete 2. Se l'accessorio vi dà 2, come quello che abbiamo visto prima, ma di difesa danni, riduzione danni, e aggiungete questo, avete riduzione difesa 3, riduzione danni 3. Allucinante. Funziona benissimo. L'uovo dorato fa più o meno la stessa cosa. Potenzia al massimo, da quello che ho visto, recupero cuori. E ti dà le stesse qualità della zanna di mostro, anche perché comunque sono rari. Tra l'altro l'ultimo bonus che ti dà il cespuglio sono 10 di questi. Quindi ti permette tra l'altro di finire tutto quanto il ricettario. Sì, ho finito anche le uova dorate. È stato difficilissimo da fare. Passiamo al cavalluccio. Questo non ve lo faccio vedere perché l'abbiamo già fatto. Allora abbiamo la velocità di nuoto più. Non un grande bonus, vi dirò la verità, perché abbiamo già le pinne come accessorio. Poi non è che nuotiamo più di tanto. Qua recuperiamo vita. Qua abbiamo difesa dai fulmini. Questo è molto utile, ve lo garantisco. Difendervi dall'elettricità, dai fulmini e tutto quanto, fatelo. Vi potrà tornare utile. Velocità nuoto, velocità nuoto, velocità nuoto, ma tanti cuori. Il latte, sempre on point. Difesa dal fuoco. Questo vi sarà utile, poi capirete quando, ma penso che già ci potete arrivare tranquillamente. Quando andrete dai Goron, comunque siete al Monte Morte. C'è il fuoco, l'abbiamo visto nei trailer, quindi potrebbe esservi utile. Non abbiamo ancora visto, mi pare, frullati sfortunati a parte questo. Velocità nuoto, velocità nuoto, questo non va bene. Velocità ricarica plus per le creazioni di Danpei, ok? Velocità nuoto più. In questo caso invece non è sbroccato il mango. E qui otteniamo il massimo, ovvero quello che si ottiene sia dalla pozione agile, 5 minuti, sia il recupero cuori. L'uovo dorato praticamente ti massimizza tutto. Abbiamo questo che ti dà sempre queste robe qua. L'uva vitale. Non è granché, vi dirò la verità, l'uva vitale. Non mi ha mai fatto impazzire. Per recuperare un po' di vita potrebbe andar bene. Però, insomma, adesso vi faccio vedere tutto il resto. Vedete, l'uva pressoché ti fa praticamente soltanto recuperare vita, a parte qualche bonus, tipo questo, difesa dal freddo, che è particolarmente buono, però ci sono due tipi, dopo ne parliamo, e la velocità scalata, che è completamente inutile, questa la dovete skippare totalmente. Cioè, che senso ha avere la velocità di scalata in un gioco in cui puoi scalare con i ragni? Cosa, non l'ho ben capita. Poi abbiamo la mela, che come potete intuire, comunque la mela, difesa dai fulmini, sarà un bonus frequente qua, ormai penso che l'abbiate capito. A sto giro il latte invece dà soltanto cuori. Penso che ormai l'abbiate capito come funzionano le pozioni. Difesa dai fulmini 5 e qui e tutti questi cuori. Pazzesco. In questo caso riduzione dei danni, a parte che ti dà un sacco di vita, riduzione dei danni anche a sto giro.
Ma poi vedrete un po' meglio cosa succede quando ci arriviamo. Passiamo però a un ingrediente particolarmente buono, ovvero il calderoncino. Il calderoncino ti dà difesa dal freddo. Attenzione però, la difesa dal freddo significa che quando sei in un ambiente congelato, non prendi semplicemente danno dall'essere lì. Ma se fuso con questo, con il cuore di mostro, ti dà la pozione bollente che ti dà difesa dal ghiaccio, che è una cosa diversa. Oltre a proteggerti dal freddo, quando ti attaccherà un mostro che con l'attacco ti congela, con questo non ti congelerà. Sono due cose un po' diverse, quindi è particolarmente utile in realtà questa combo. Frullato sfortunato, qua abbiamo difesa dal freddo, difesa dal freddo. Vedi, alcuni ti fanno recuperare semplicemente la barra, questo è da evitare come la morte, questo è da evitare come la morte. Qua difesa dal freddo 3 minuti, invece che semplicemente 1. Vedi le due pozioni che sono leggermente diverse, ghiaccio e freddo. Qua abbiamo difesa dal freddo, più un recupero di energia assurdo, e poi vabbè, questo massimizzato. Poi abbiamo il frullato dolce, che in realtà non è granché. In alcuni casi, tipo questo, con la zucca spirale si fonde abbastanza bene. Velocità scalata, vabbè. A me fa ridere che l'abbiano messo. Il frullato. Ho notato che il nettare e il latte, forse, se non mi ricordo male, se con questi non fanno niente. Riduzione danni. Questo è un ottimo frullato, perché ti recupera un sacco di cuori. Ti dà riduzione danni per 3 minuti. Cioè, capito? È anche meglio per certi versi in questo caso dell'uovo dorato. Quindi mi verrebbe da dire che sì, nettare floreale e frullato scorzatura siano praticamente i migliori. Il latte ti permette di recuperare tantissimi cuori. Questo è molto buono. Come vi dicevo prima, latte fresco e salgemma è over the top. Però poi vi faccio vedere semplicemente quelle che reputo le migliori combinazioni. Anche questo non è male. Come vedete, si recuperano una barca di cuori. Quasi quanto il frullato dorato, e in più è la riduzione danni, con degli ingredienti che con questo sono relativamente semplici da trovare. A questi piace la difesa dal fuoco, luminescenza, difesa dal fuoco 3 minuti, velocità di scalata qua, pozione semifredda con il cuore di mostro, mentre con la zanna non esce niente, questo è lo stesso, ottimo. Poi andiamo sulla patata, non vi sto facendo vedere questi qua su perché poi si duplica, quindi non ha senso che la ricetta ve la faccio vedere due volte. Vedi, anche qua, a parte la velocità di scalata, boh, io non so cosa hanno scelto di fare col mango. Col mango hanno deciso di blessarci, di benedirci con questa potenza disumana, con questo oggetto che rende praticamente inutili quasi completamente tutti quanti gli altri. Cioè, prendi questo. Burro e scorzatura, mango scorzatura. Eh? Botto di cuori. Veramente tantissimi. Poi qua abbiamo la zucca spirale. Altri cuori recuperati a manetta. Allora, questi qua non fanno praticamente niente, ok? Allora abbiamo cuore di mostro con cuore di mostro, nulla. Con zanna di mostro, nulla. Questo, vabbè, facciamo la pozione, ma la sapevamo già. E con questo, niente. Zanna di mostro, idem. Zanna di mostro, con zanna di mostro vi faccio vedere in diretta cosa succede. Niente. Fa schifo. Non bisogna farlo. Sono soldi e tutto sprecati. E adesso il mango qua. Questi due che mancano. Vabbè, questo penso sia tipo sbroccato. 5 minuti di riduzione danni. È particolarmente forte. Per esempio, questo penso che sia il frullato che può essere usato più spesso. Perché molte volte magari ti basta il letto prima del boss, ok? Però magari non puoi recuperare la barra della spadaccina in nessun modo. E questa probabilmente è una super pozione per le zone dei boss. Ovviamente, altra pozione turbo per i boss, riduzione danni di 5 minuti. Dura tantissimo. In 5 minuti ti fai tranquillamente la boss fight. Altra pozione che secondo me spacca è latte fresco e salgemma, come vi dicevo prima. Questa probabilmente è la pozione perfetta se devi andare, non so, verso gli ultimi boss, che comunque hai tanti cuori, non vuoi aspettare sul letto di andare a farti una passeggiata nel frattempo perché il letto cura in maniera veramente lenta. E recuperi tutta la barra della spadaccina. Veramente, veramente un'ottima pozione. Quindi sì, penso che alla fine le combo migliori siano queste due per la riduzione danni. Oppure direttamente fai la pozione scorzatura, riduzione danni 5 minuti. E poi questo per recuperare praticamente tutta la vita. Il resto sì, è utile, ma occasionale. Queste due invece saranno le combinazioni più frequenti, secondo me. Comunque, latte, salgemma, mango e la pozione. Quindi, in base a cosa vi serve, zanna di mostro, cuore di mostro. Questo
queste sono quelle più utili. Ricordati di lasciare un mi piace per il supporto, perché fare questo genere di video è veramente impegnativo. E nel caso ti serva altro aiuto, ci vediamo nei prossimi video.